Buongiorno ragazzi, sono appena tornata a casa, sono stata in ospedale, non vi spaventate, voglio subito dirvi non vi spaventate. E sostanzialmente, cosa è successo? Eravamo in piscina con Valentina e voi lo sapete che lei è una dermatologa e ha visto questo neo che ho sulla schiena e si è un po' preoccupata, mi ha detto guarda, è meglio se vieni da me in studio, così ti controllo con il dermatoscopio ed è una specie di strumento tipo un microscopio per il derma, per la pelle appunto. E sono andata subito pochi giorni dopo a farmi vedere da lei e dopo aver visto con appunto il dermatoscopio questo neo da vicino, eccetera, mi ha detto guarda, confermo, è meglio se lo togli e anche in tempi brevi. Quindi mi ha dato 2 mesi di tempo per fare la visita, fare tutto e toglierlo perché è praticamente, è appunto, non vi spaventate, tranquilli. È a metà tra un neo buono e un neo cattivo e in qualsiasi momento potrebbe appunto trasformarsi e diventare un neo cattivo, quindi per prevenzione. Oh, gatta Stellina è qua. Ciao gatta Stellina, oggi sei particolarmente attiva. Succede una volta al mese. Ciao gatta. Ciao gatta. La mia Stellina. Lei è la mia bellissima Stellina. Gatta Stellina, e questo è il suo cuscino. È il tuo cuscino? Sì, che brava questa Stellina. Gatto Demer sta là, spaparanzato. Sei bellissima la mia Stellina, tutta elegante, tutta bellissima. Stellina, scoiattolina. E sostanzialmente. E oggi sono andata a fare la visita in ospedale dal chirurgo plastico, però appunto non perché voglio rifarmi qualcosa, ma perché è chirurgia plastica, quando ti rimuovono un neo si può andare o appunto da un dermatologo, ma la mia amica non lo può fare perché non ha una sala operatore, ecco, e quindi sono dovuta andare in ospedale. Oggi ho fatto la visita con il chirurgo plastico, mi sono svegliata prestissimo per andare lì, infatti sono stanca morta. E il chirurgo plastico mi ha controllato il neo, eccetera, mi ha detto sì, confermo, lo togliamo e mi hanno dato un ulteriore appuntamento per 3 settimane. Tra 3 settimane vado subito e devo andare nella sezione chirurgica dell'ospedale. E mi tolgono questo neo che ho sulla schiena, mi ha spiegato quanto grande sarà la cicatrice, che è tipo di un... cosa mi ha detto? Boh, mi ha fatto un disegnino, è stato molto simpatico. E quindi non so quanto grande sarà la cicatrice, spero meno possibile, però... E infatti sono un po' triste per questo fatto, però d'altronde, cioè d'altra parte è meglio prevenire che curare, cioè nel senso è meglio toglierlo questo neo e non pensarci più. E se vi ricordate anche Tomas ha tolto un neo l'anno scorso, quindi più o meno mi ricordo della procedura, come funziona tutto quanto. E però boh, sì, così, sono un po', non lo so, speravo mi dice, non so perché, speravo mi dicessero no, no, questo neo è a posto, invece no, anche il chirurgo ha confermato che devo toglierlo. E sì, tra tre, neanche, sì, circa 3 settimane. È un'operazione che dura 20 minuti. Vabbè, vi dico quello che mi hanno detto, tanto per a scopo informativo, non devo. Scusatemi se sono completamente struccata. Mi sono svegliata, sono corsa in ospedale perché mi hanno dato l'appuntamento prestissimo. Quindi davvero non fateci caso, tanto ormai insomma siamo abituati. Però notate quanto è migliorata la mia pelle dopo che ho iniziato a prendere l'antibiotico per l'acne. Mi è rimasta solo questa piccola cicatrice che non è più un brufoletto, ma una cicatrice. Comunque, smettila di perderti in altri discorsi, Nicole. Questo è quanto. Fanno due iniezioni di anestetico locale praticamente ai lati del neo e poi lo rimuovono e durerà una ventina di minuti circa l'operazione e dopo insomma tornerò subito a casa. Quindi in realtà è una cosa molto di, non so, di routine per loro, per me insomma un po' così. Infatti c'era anche un'altra ragazza e parlavamo, mi diceva sì, io purtroppo devo toglierne due e sono un po' triste per la cicatrice. E anch'io, infatti, perché purtroppo questo neo, io adesso non riesco a farvelo vedere, ma sta praticamente nella parte sottostante al collo, diciamo, cioè sta nella parte alta della schiena, quindi con tutti i top, tutte magliette così si vedrà la cicatrice.
Però appunto d'altra parte è ovviamente sempre meglio, ragazzi, anche per voi sto dicendo, è sempre meglio togliere e prevenire, perché ovviamente prima la salute, poi chi se ne frega l'aspetto fisico, però penso a quanto sarà grande la cicatrice, perché vedo quella di Tomas che è abbastanza grande. Non mi aspettavo fosse così grande la cicatrice, ma devono, tra virgolette, fa un po' impressione, ma devono scavare un po' praticamente per togliere tutte le radici del neo e quindi per stare sicuri. Dopodiché ci sarà, ovviamente analizzeranno, ci sarà l'esame istologico e andrò a controllare. E poi appunto mi faranno sapere un mesetto dopo l'operazione, mi faranno sapere gli esiti di questo neo, eccetera, perché lo analizzano. E niente, questo è quanto, non voglio che vi preoccupiate, ecco, però non sapevo nemmeno se filmarlo questo vlog oppure no, perché non sapevo se raccontarvi di questa cosa, perché non voglio appunto mai che poi siate in pensiero per me, anche perché non è niente di che, quindi insomma state tranquilli. E basta, adesso qui sono con i gattoni. Ho finito il montaggio del mukbang McDonald's, ieri sera tardissimo e l'ho lasciato fare la notte perché ci vuole un sacco di tempo per la creazione di un file, almeno su questo computer che è vecchio. E infatti sto, appena esce il nuovo MacBook Pro, ragazzi, è mio, e grazie di tutti i consigli che mi avete dato. E ho già preparato, faccio vedere, ho già preparato la valigia perché oggi vado solo per 3 notti, ma vado da Demelza, vado a stare un po' con lei. Passiamo qualche giorno insieme, Tomas purtroppo lavora quindi non può venire con me perché durante la settimana, però siamo riusciti a combinare per stare un po' insieme, il prezzo del biglietto non era altissimo, non so purtroppo però se riuscirò a caricare video anche questa settimana dal lunedì al venerdì, perché essendo lì mi secca passare 10 ore al giorno al computer se sto con Demelza, perché vado lì appunto per stare con lei, quindi perdonatemi, perdonatemi, se perché questo video lo vedrete domani che è mercoledì e non so appunto se giovedì e venerdì ci saranno dei video. Ne ho uno in approvazione ma sto aspettando che il brand mi dica sì o no o ni o non lo so, e un altro video pronto, quindi forse dovrei saltare solo un video questa settimana, ma scusatemi davvero, mi dispiace molto, ma appunto quando sono in trasferta così e specialmente se voglio stare con un'amica non posso passare tutto il giorno al computer o a filmare eccetera. Gatto Denver quando vede la valigia va nel panico più totale. Ma sì, non ti preoccupare Gatto Denver, torno presto, sono solo 3 notti. Lo so, tu sei un gattino tutto bianco e io ti abbandono. Vergognati, sconsiderata, ad abbandonare per 3 notti questo gattino tutto bianco lui. Valigia pronta, tadan! E poi ho anche preparato il mio Nintendo DS. Sì, caro Remer, tu sei sempre il protagonista, sei sempre tu, i bacini. Ho preparato anche il Nintendo DS perché ci gioco sull'aereo. Tutto. Sì. Se avete un po' la paura di volare come me, andate già a guardare il meteo. Io tipo già giorni fa stavo guardando il meteo sia di qua che di Amsterdam o di Alkmaar, perché io atterro ad Amsterdam e poi con la macchina vado ad Alkmaar da Demelza, e stavo già guardando il meteo ed ho visto che c'è bel tempo, quindi non dovrebbero esserci problemi né per turbulenze né per atterraggi, decolli eccetera, come l'ultima volta mi hanno cancellato il volo, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Mamma mia, ho gli occhi rossissimi, quindi magari riposo un po' adesso e dopodiché invece mi trucco. E la valigia è pronta, quindi non devo, il volo è questa sera alle 19, quindi insomma ho parecchio tempo, anche perché ho fatto abbastanza veloce la visita, non ci ho messo tantissimo, e l'unica cosa che farò prima di riposarmi un po' sarà fare un frullato con pesche, yogurt greco, pesche, un po' di latte, un po' d'acqua, super rinfrescante, super energizing, anche se in realtà non fa caldissimo in questi giorni, a Trieste fa abbastanza freddo e c'è una bora bella forte, e notare che abbiamo il frigo pieno, ragazzi, non succede spesso, ma quando succede mi piace sottolinearlo, ecco, perché è un evento a casa nostra avere il frigo pieno. Comunque questo è quanto, adesso faremo il frullato, pesche. Ta-da! Pesche noci. In realtà a Tomas piacciono di più le pesche, quelle con i peletti, però per me è più o meno uguale. E yogurt greco,
Quando ho preso questo mega barattolone mi sono detta: cavolo, forse ho esagerato, non lo finirò mai. Praticamente è passata neanche una settimana e l'ho quasi finito. E devo già comprarne altro. E sì, basta. Ah, un po' di latte. Un po' di latte. E basta. Questi sono gli ingredienti. L'abbiamo preso in Slovenia e ragazzi, in Sloveno, l'abbiamo preso in Slovenia e per noi, sapete, tipo a 15 minuti da casa. E parola slovena del giorno che impareremo oggi. Sarebbe carino se ogni video vi insegnassi una parola di sloveno. Che cosa ne dite? Mi piacerebbe tanto. La parola slovena di oggi è latte. Si dice mleko. È molto semplice, si legge molto come si scrive in sloveno, la K ovviamente si legge K, mleko. E traino invece significa a lunga conservazione. Traino vuol dire che dura sostanzialmente, ma si dice così. Traino, mleko. Mi chiedete sempre in tantissimi di filmare un video in sloveno, però non lo so, mi fa troppo ridere questa cosa. E vado a preparare. Oh! Però il frullatore è a lavare, quindi lo fare a mano. Vabbè, ci vediamo tra un po'. Ok, ho lavato, tagliato le pesche, ho aggiunto lo yogurt greco, adesso aggiungo semplicemente, anzi facciamola scorrere giusto un attimino perché ho bisogno dell'acqua fredda e adesso è ancora bollente, ok? Un pelino di acqua fredda, voilà. E poi un po' di latte che abbiamo imparato, in sloveno si dice mleko. Ok, di là c'è Denver che fa un casino assurdo. Andiamo via. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Azioniamo il frullatore. L'ho lavato, per questo che è tutto bagnato. Siamo, frullato pronto. Io amo i frullati alla frutta con lo yogurt greco, lo sapete, sono anni, io mangerei in estate soprattutto solo frullati alla frutta. Pronto, non sarà strafigo questo bicchiere perché non ha le cannucce fighe eccetera, sono tutti a lavare i bicchieri più fighi, però ci sta un sacco di roba, quindi super milkshake. Cin cin, ragazzi. Ok, nel frattempo sto caricando il video, appunto, mukbang McDonald's. Quando vedrete questo video, ovviamente il mukbang sarà già online, però sono molto molto contenta dell'anteprima. E adesso devo solo posticiparlo, cioè devo programmarlo per le 5:30. Cerco sempre di caricare i video alle 17:30, anche se non sono sempre puntualissima, però appunto cerco di essere sempre, di caricarli sempre alla stessa ora. Queste sono le impostazioni e questo è quanto. Mukbang McDonald's, guardatemi mentre mangio. L'ho scritto perché Trisha Paytas scrive quasi sempre watch me eat, quindi l'ho fatto anch'io. Sì, nel frattempo mi sono cambiata, mi sono messa praticamente il pigiama e adesso, visto che sono le 11 quasi, posso mettermi tranquilla a guardare una puntata di How to Get Away with Murder e poi mi preparerò piano piano. In realtà alle 14:30 ho la navetta per l'aeroporto, che è molto più semplice, ho visto, andare con la navetta piuttosto che prendere la macchina, andare in macchina, guidare fino a Venezia rischiando code eccetera. Io non conosco strade alternative e poi soprattutto devo pagare il parcheggio, invece così mi viene a costare praticamente meno andare con la navetta ed è anche molto più comodo perché mi siedo, non devo guidare eccetera eccetera, perché devo dire la verità, non amo guidare, non mi fa impazzire, non mi dispiace però non mi fa impazzire. E quindi sì, tra un'ora e 28 minuti il file si sarà caricato. No, in realtà sono le 11:25, pensavo fossero neanche le 11:25, quindi ci siamo. Adesso mi metto a guardare una puntata di How to Get Away with Murder e forse mi addormenterò, perché dovete sapere che io edito sempre i video fino a tardi la notte, ci metto sempre un sacco e quindi li edito fino a tardi e poi va a finire che vado a dormire tardi, mi sveglio tardi e quindi quando devo svegliarmi presto per un qualsiasi motivo è veramente difficile, nel senso che io vivo nel jet lag di Los Angeles, praticamente New York, dai, diciamola così. Comunque sono super contenta di rivedere The Melza oggi, ci sentiamo sempre tantissimo al cellulare, però ecco, essere lì ovviamente
insomma è bellissimo, quindi non vedo l'ora, perché mi mancano molto le nostre uscite del sabato eccetera, mi manca stare con lei, quindi è bello comunque riuscire a vederci a volte. Poi loro invece verranno a trovarci, così mi ha detto, a settembre, anzi mi ha detto sicuramente a settembre, quindi finalmente, finalmente. Mi è arrivato un pacchetto, ragazzi, che vi devo assolutamente far vedere, perché sono delle cose carinissime. E questo è un brand appena nato, da quanto ho capito, ed è un brand di due ragazze che mi hanno contattato e non lo so, mi sono piaciuti tanto i loro prodotti, quindi ho deciso di provarli, di testarli e, appunto, non è una collaborazione, ci tengo a sottolineare, però onestamente mi sono sembrati così carini questi prodotti che mi sono piaciuti. E queste sono Angela e Carlotta, il brand si chiama Soap Lab e sono state molto carine, mi hanno spedito anche questo biglietto. E allora, questi sono i nostri prodotti scelti per te, fatti a mano e in casa, sono tutti senza conservanti, parabeni eccetera, quindi non hanno una lunga scadenza. Ti abbiamo mandato una bomba per la vasca, un olio per i capelli, ci raccomandiamo di usare davvero poco prodotto perché è molto concentrato, interessante, una saponetta scrub, gessetti profumati per armadi e cassetti, due saponette bio e un burro cacao bio alla vaniglia. Che carine. E la pagina è Soap Lab, quindi se volete darci un'occhiata. E questi sono i prodotti, ve l'ho detto che sono troppo carini e quando ho visto la loro pagina sono impazzita, anzi no, mi hanno spedito loro qualche foto dei prodotti. Allora, Soap Lab, che buon profumo, oddio, un profumo buonissimo, davvero, questo pacchetto si vede proprio che è stato fatto con cura. Soap Lab Jack, ok, questo sarà, che cos'è questo? Questo sarà... Questi saranno i gessetti profumati per armadi e cassetti, secondo me. Oh, un profumo buonissimo, hanno un profumo davvero super super buono. E poi qui c'è il Salvio Soap Lab. C'è radapi, olio di oliva, burro di karité, vitamina E, essenza di vaniglia, olio di cocco e olio di lamponi. Wow, ah ok, non era fuoco per niente, quindi non avete visto nulla, scusatemi, ma gli ingredienti di questo prodotto sono davvero, cioè, perfetti direi. E poi saponetta genoveffa, che forza, saponetta genoveffa. Base, ingredienti base, sapone bio, essenza lavanda, fiori di lavanda, wow. E poi c'è una bomba da bagno, ragazzi. Tadan! Si chiama Zelda, no vabbè, Zelda si chiama, non ci posso credere. È un personaggio dei videogiochi, Zelda, a cui mia mamma, insomma, che mia mamma adora, ama quel gioco lei. Sven, olio di oliva, acqua, soda caustica, olio essenziale di limone. Wow ragazzi, cioè ingredienti top. E poi Tullio, ingredienti soda caustica, acqua, olio d'oliva, olio di mandorle dolci, fiori di tè, essenza ylang ylang, Soap Lab. Wow, che carine queste cosine, io impazzisco. E poi che cosa c'è? Ah, e questo è l'olio per capelli, no vabbè, fantastico, packaging fantastico, sono super curiosa di provare questi prodotti. Complimenti a queste due ragazze e al loro brand Soap Lab, andate a cercare la loro pagina, sono su Instagram, quindi andate a cercare la loro pagina su Instagram, io vi farò sapere come sono questi prodotti, ma vi dico, promettono davvero davvero bene, gli ingredienti sono veramente top. Ok, ho mangiato 4 crocchette di patate che erano avanzate dall'altro giorno per pranzo, anche se non avevo fame, ho mangiato qualcosina perché poi in aeroporto non mi va tanto di mangiare lì, e quindi mi sto vestendo, mi devo soltanto mettere ancora tutti i gioielli eccetera che ho già preparato, anche la borsa è pronta ed è la prima volta che uso la mia nuova Jumbo Chanel in colore beige. Sono troppo troppo felice di aver trovato questa borsa e mi piace tantissimo, quindi much love. E la valigia è un po' un casino, però in realtà è pronta, ragazzi, devo solo metterci dentro il computer, ultime cosine e... è un casino programmato questo, diciamo così. E poi se riesco, se ho tempo, mi trucco anche, ma penso di sì. Quindi ci vediamo tra un po', evviva! Sono arrivata in aeroporto con un anticipo disarmante, ma è stato bello perché il ragazzo che sono venuta qui con una navetta che mi ha portato in aeroporto è
primo piano, ok, c'è un ascensore. E la figata è stata che questo ragazzo che guidava questa navetta mi ha riconosciuto dicendo che una sua amica stava guardando il mio video sulla legge dell'attrazione, e lui praticamente gli sono rimaste impresse alcune frasi che ho detto, così gli è piaciuto molto e ha riconosciuto solo la mia voce. È stato stranissimo perché praticamente questa sua amica guardava un mio video e lui appunto ha riconosciuto solo la voce. È stato, no, è bello. Poi mi ha fatto una foto eccetera e ho mandato un messaggio vocale a questa sua amica dal suo cellulare, così sarà contenta. E basta, adesso sono arrivata, sono ai controlli della security e adesso sto per partire, anche se in realtà da EasyJet, che è sempre in ritardo, ragazzi, io sono anni che lo dico, ma EasyJet è sempre in ritardo e mi dà 45 minuti di ritardo. Spero che si recuperi un po', speriamo. Per esperienza può succedere, incrociamo le dita, perché già arriverò tardissimo, non mi va di avere ulteriore ritardo. Vabbè, vediamo. Passata la security e adesso praticamente devo perdermi per 3 ore qua, e sul tabellone non c'era scritto che ci fosse ritardo, quindi io spero che non ci sia. Ma qui c'è, non c'è più il gelato, voglio prendermi un gelato, ma non c'è più. Sono dolcetti interessanti, però fa troppo caldo sinceramente, voglio troppo prendermi un gelato. Chissà se ne trovo uno qua. E niente, andrò a fare un po' di shopping a questo punto. Cosa devo fare? Io mi trovo qua. Non è colpa mia, il fatto è che, cioè, c'è ritardo, cosa devo fare, ragazzi? Mi trovo casualmente, per esempio, vedete qua, ci sono gli occhiali, mi sono trovata casualmente. Finalmente c'è l'imbarco e lì c'è la fila, stanno già tutti imbarcandosi sul volo. Io aspetto sempre l'ultimo secondo, perché tanto, cioè, alla fine il biglietto, il posto è già deciso. Aspetto sempre l'ultimo secondo per non stare in fila, che pigra. Comunque, alla fine non ho trovato nulla né da Valentino né da Bulgari. Ho fatto giusto un giro, così, gli unici due negozi che ci sono qua che mi interessano. Ho fatto un giro ma non ho trovato niente, e poi sono rimasta tipo per 2 ore su un tavolino, ho mangiato delle patate al forno che non mi sono piaciute e ho chiacchierato con Tomas al telefono, con De Mezza, e questo è quanto. Praticamente tutta la giornata l'ho passata praticamente in viaggio e poi in aeroporto, e tra un po' mi imbarcherò perché la fila sta cominciando a diminuire. Tra un po' mi imbarco e poi si parte. EasyJet però, perché sei sempre in ritardo? Ragazzi, sono anni che io viaggio con EasyJet, sempre in ritardo, però l'importante è arrivare a destinazione. Sono arrivata da De Mezza Vic, ma sono arrivata che era già parecchio tardi, quindi abbiamo giocato un po' alla PlayStation, abbiamo chiacchierato, ho mangiato un piatto di minestra e adesso sto parlando piano perché anche De Mezza è appena andata nanna, quindi non so se sta già dormendo o no, non voglio svegliarla. E io invece vado nanna adesso, ho messo la felpa perché qui fa parecchio freddo, scusate, spero riusciate a sentirmi. Io comunque questo vlog spero di riuscire a mandarlo online domani, che è mercoledì, però credo che giovedì e venerdì non ci saranno nuovi video. Forse sì, vediamo se riusciamo a filmare qualcosina insieme con De Mezza. Forse o giovedì o venerdì dovrebbe essercene uno, quindi se tutto va bene salto solo un video anche questa settimana. Scusatemi, però spero di non saltare più di uno, ecco. Quindi niente, io adesso vado a nanna, questa è la sua bellissima stanza degli ospiti. Stanza degli ospiti, guardate che meraviglia. C'è il letto, i comodini. Qui ho messo la mia valigia, le tende. Guardate che belli i suoi gattoni. Lui è Milo e lui è Maika. E sono fratelli. È bellissimo questo quadretto. Sembra si siano messi in posa, il che è raro. Niente, questo è quanto. Io adesso mi cambio, mi strucco assolutamente e poi vado nanna perché sono davvero stanchissima, ragazzi, quindi non mi metterò al montaggio di questo video adesso, mi metterò al montaggio domani pomeriggio. Quindi niente, vi mando un bacio grandissimo, mia family, scusate per questo vlog sconclusionato, ma abbiamo capito che quando sono in viaggio faccio sempre vlog sconclusionati, quindi questo è quanto.
Bacio grande, mia femmina.